Ogni tanto una bella notizia che vi do volentieri, perché stanno cercando in tutti i modi di non far partecipare alle urne Italexit, ma la risposta del popolo, dei cittadini, della gente che non molla è incredibile, tanto che a Cagliari è successa una cosa speciale che penso che succederà in tutto il resto dei collegi in Italia. Una cosa spettacolare, perché in pochissimi giorni, tenetevi forti, aspettiamo che sia collegata un po' di gente. Intanto buongiorno a tutti, buon 14 agosto, siamo quasi a Ferragosto. Questa sera si festeggerà, e questa cosa che è successa a Cagliari e anche in altri collegi in Italia dimostra che la gente che non molla non si è mai arresa e non si arrenderà. E alle urne ci saranno delle sorprese, sicuramente. E questa sera ne vale la pena di festeggiare, stappare una bottiglia insieme agli amici di Cagliari e non solo. Perché ci siete, ciao a tutti, ciao Nicola, ciao Anna, ciao Ala, ciao Orietta, ciao Barbara, ciao Giuseppe, ciao a tutti, buongiorno. Ci siamo pronti con la notiziona? Appena sarete collegati in tanti vi darò la notiziona, perché questo è un bel segnale in risposta al centro-destra, al centro-sinistra, che esiste il partito della gente che non molla, che sta realmente spopolando. Sono quasi pronto per darvela. Buona domenica anche a voi, ciao Marisa, vi rompo le scatole anche di domenica, in verità questa volta però con una bellissima notizia. Ciao Alessandro, ciao Dani, ciao Luviana. Ciao Marisa, buongiorno anche a te. Ciao Michele, ciao Claudio, buona domenica anche a te. Oh, amici, è partita pochi giorni fa la raccolta firme per far sì che Italexit si possa presentare alle urne, e a Cagliari, pensate, delle firme necessarie in pochissimi giorni ne hanno raccolte il doppio del necessario. Un'affluenza incredibile, unica nella storia. Io sfiderei adesso il PD, Forza Italia, la Lega, la Meloni, i 5 Stelle e tutti gli altri, Renzi and Company, a presentarsi ad una raccolta firme a Ferragosto e riuscire a raccoglierle. Beh, Italexit ne sta raccogliendo il doppio del necessario su Cagliari. Spero che accada la stessa cosa anche negli altri collegi, per dare una risposta, una bella risposta, un bel muro pallavolistico sui denti a quelli che non vogliono Italexit alle urne. Il doppio delle firme raccolte, il doppio delle firme necessarie raccolte nel collegio di Cagliari, ed è una grande vittoria. E per questo io stasera stapperò una bottiglia con gli amici di Cagliari. Stapperò una bottiglia perché ne vale la pena, perché la gente è accorsa in massa a firmare per Italexit. E fatevene una ragione, Italexit non è al 4 o al 5% come dicono, Italexit sarà molto, ma molto di più, se siete voi i primi a crederci, come ci crediamo noi. Sono felice per Gianluigi Paragone, questa è una risposta incredibile per Gianmario, il coordinatore di Cagliari. Grande, grande risposta. Lo dico per l'ultima volta, poi vi saluto perché domenica vi lascio riposare. Raccolte il doppio delle firme necessarie a Cagliari, nel collegio di Cagliari. Ciao a tutti, buona domenica!